Perdere, diciamo così, fa male come tutte le sconfitte, tanto più quando sono i quarti di finale olimpici. L'Italia ci ha avuto un paio di possibilità sue, secondo me, di andare avanti, poi le battute degli altri. Perdere fa male in ogni caso, così 3-0, 3-1, cambia poco, hai perso e gli altri vanno avanti, tu vai a casa. Sì, peccato per il secondo set perché potevamo gestirlo meglio, abbiamo sprecato tantissimo. Peccato per quei due ess subiti nel tie-break alla fine. E niente, poi io sinceramente mi aspettavo una partita così difficile, combattuta, perché insomma, abbiamo visto nel girone l'Argentina quello che ha fatto. E niente, quando perdi c'è poco da dire. Ho fatto i complimenti all'avversario, ho fatto i complimenti a Lucio, a Seba, che li conosco bene. Niente, ma non so neanche cosa dire sinceramente, dispiace, l'Olimpiade è un torneo bellissimo, fantastico, andiamo a casa, evidentemente gli altri hanno meritato di più. Per te è davvero stata l'ultima manifestazione con l'Azzurro? Sì, penso, anzi non penso, è così, speravo di chiudere in maniera diversa, è giusto che si apra un nuovo ciclo, ci saranno europei, mondiali, qualificazioni olimpiche, insomma, è anche tutto molto più ristretto perché abbiamo perso un anno. E è stata un'esperienza bellissima, fantastica, non siamo mai riusciti a portare a casa loro, evidentemente non abbiamo fatto abbastanza. Dicevo prima, se alla fine vincono gli altri, perché tu evidentemente non hai fatto abbastanza, gli altri hanno meritato più di te. E speravo di chiudere in un altro modo, ma mi porto tutto dentro, le sconfitte, i viaggi, le partite, l'argento olimpico di qualche anno fa è stato incredibile, questa esperienza, ma giusto che sia un nuovo ciclo, insomma, e spero che chi verrà dopo di me potrà fare meglio di quello che ho fatto io. Cosa vi siete detto?